Siamo qua in municipio per parlare di un progetto nato negli anni 2000 relativo a un prodotto che fa parte della nostra storia e della nostra tradizione. Questo è il formaggio denominato Pleasantif. Viene realizzato in un particolare periodo dell'anno quando i margari, salendo agli alpeggi, portano le mucche a consumare l'erba e le viole, e quindi viene detto anche formaggio delle viole. L'amministrazione di Perosa, a partire da circa un 25 anni fa, ha iniziato a coinvolgere un margaro in particolare, il signor Ivano Chalier. E insieme a lui si è lavorato su dei disciplinari fino ad ottenere un prodotto che è il Pleasantif. Il comune di Perosa, portando avanti questo prodotto, ne ha registrato il marchio. Qual è il valore e la sicurezza che questo formaggio è proprio il Pleasantif? È dato dal fatto che i produttori hanno ovviamente un marchio che imprimono sulle forme, che vengono scelte e marchiate da una persona esperta, che è il dottor Tallone, un docente di Ageform di Moretta. Allora, vi vorrei mostrare il marchio. Il marchio è detenuto dal comune di Perosa, però come potete vedere è anche detenuto nel comune di Perosa, cioè non va in giro. Il marchio viene conservato in questo armadietto. Quando è ora di procedere alla marchiatura, il dottor Tallone viene, prende il marchio che ha il simbolo e sotto ha riportato il nome del produttore. I nomi dei produttori sono intercambiabili, quindi questa parte qua viene cambiata a seconda del produttore, e qui abbiamo i nomi dei produttori. Quindi, una volta finita la marchiatura, il tutto ritorna in comune. Questa è una garanzia per il prodotto, per il produttore e per chi acquisterà, per l'acquirente. Per quanto riguarda invece la commercializzazione del prodotto, esiste un disciplinare che l'Associazione dei produttori e il Comune hanno realizzato una ventina di anni fa, ed è quella che i produttori si impegnano a vendere il prodotto alla fiera del Pleasantif che si tiene a Perosa. Non è possibile quindi acquistarlo prima, e di conseguenza se si trova prima non può essere il Pleasantif. E lo stagioniamo per circa 90-95 giorni. Questo è proprio il caratteristico del prodotto, il sapore che gli dà al formaggio, al Pleasantif. E poi questo profumo. Sì, un profumo molto caratteristico, un profumo buono si può dire, né forte né dolce, è proprio un sapore di natura.